Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stellitano, Tredicine, Tutino, Villa Vitrotti. Tutino arriva da adesso, metti. L'ho messo. Siamo. E 15 presenti. Allora, 15 presenti, quindi abbiamo il numero legale per poter aprire il consiglio. Prima di procedere con l'ordine del giorno, è doveroso, allora, intanto credo di poter esprimere i sentimenti di tutta l'assemblea, fare le condoglianze a Antonello Ciancio, che stanotte è morto il papà, e contemporaneamente un'altra cosa, diciamo, sicuramente diversa, molto molto diversa, gli auguri a Monica Rozzi, che stamattina alle 11 si è sposata qui al municipio. Allora, dammi una penna, allora, detto questo, allora possiamo procedere con l'ordine del giorno. Comunico che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 58, una mozione riguardante le educatrici supplenti terza fascia. E, diciamo, il merito di questa mozione è stata discussa ieri in commissione scuola, e poiché, diciamo, l'argomento è in discussione in Campidoglio, diciamo c'è in corso un confronto organizzazioni sindacali e amministrazione comunale, credo di poter accogliere, proprio per, diciamo, la tempestività della cosa, di poter accogliere questa mozione e quindi metterla in discussione subito dopo il primo punto all'ordine del giorno. Tanto facciamo le copie di questa mozione. Allora, cominciamo col primo punto all'ordine del giorno: proposta di deliberazione per espressione parere sulle proposte relative alla riorganizzazione della rete per le linee afferenti il deposito ATAC di Tor Pagnotta. Chi è presente, l'assessore? Prego, l'assessore Morgia. Nomino quale scrutatori i consiglieri Caccamo, Lancia, Coia. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi solo previa comunicazione alla presidenza. Grazie. Prego, assessore. Signor Presidente, consiglieri, oggi così continuiamo nei nostri pareri rispetto alla ristrutturazione della rete di trasporto pubblico di superficie su gomma della nostra città, e a beneficio di tutti ricordo che questa ristrutturazione non avviene come in passato per quadranti di città, ma avviene per competenze di linee afferenti ai depositi di ATAC da dove queste linee partono. Precedentemente abbiamo dato il nostro parere rispetto al deposito di Portonaccio, al deposito di Tor Sapienza, al deposito di Grotta Rossa. In questi depositi c'erano alcune linee che interessavano il nostro territorio. In questo di Tor Pagnotta ci sono diverse linee che interessano il nostro territorio.
nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sicuramente entro gennaio, andremo a discutere le linee afferenti al deposito di Tor Vergata, che come sapete tutti quanti sono la stragrande maggioranza. Da quel deposito partono le linee che interessano e coprono, da un punto di vista del trasporto pubblico, il nostro territorio. E come avrete notato, sarò stato anche petulante, ma volontariamente, insieme alla Giunta, in ogni parere riaffermiamo quello che è la nostra criticità maggiore, cioè la carenza di trasporto pubblico nelle zone afferenti a ridosso del GRA e nell'extra GRA, e che saranno, come dicevo, discusse nel momento in cui si discuterà del deposito di Tor Vergata. Su questo deposito di Tor Pagnotta, le linee che afferiscono al nostro municipio sono la 542F, che è una linea festiva che serve il collegamento con il cimitero monumentale del Verano e parte da Piazza dei Tribuni fino a Piazzale del Verano. Questo servizio rimane in questa ristrutturazione uguale a quello che conosciamo, per cui non c'è nessun taglio. Per quanto riguarda le linee 671 e 765, sono linee che si attestano ad Arco di Travertino e attraversano la nostra città, collegandoci con il Laurentino e con l'Eur. Su queste due linee non ci sono modifiche sostanziali, se non quella dell'attestazione della linea 765, scusate, che dall'agricoltura va al capolinea della metro Laurentina. Su questa linea, con i commissari abbiamo ragionato in commissione, c'era una carenza nella proposta che c'era stata presentata, era una decurtazione della quantità di corse nella fascia oraria dalle 7 alle 9 del mattino. Con la nota che è a conoscenza dei commissari della Commissione Quinta, questa mattina è stata protocollata e agli atti del municipio, l'Agenzia per la Mobilità ci comunica che per mero errore materiale quella decurtazione non era stata rappresentata nella proposta e che quindi è da considerare superata quanto ci hanno proposto, e che la linea quindi non avrà cambiamenti rispetto alla frequenza. Quindi un primo elemento positivo che insieme ai commissari avevamo riscontrato nella seduta di venerdì scorso. Per quanto riguarda la linea 673, era previsto da parte dell'Agenzia per la Mobilità la soppressione. Questa linea è una linea significativa nel nostro territorio, perché da Piazza Zama attraverso Piazzale Appio collega con via Ambaradam l'ospedale San Giovanni, la Navicella, la parte della piramide, quindi di Piazzale Ostiense, il quartiere Testaccio, e quindi un importante collegamento con quel nodo. Noi avevamo rappresentato sia come giunta e assunto dalla commissione venerdì scorso il fatto che questo collegamento con l'Ostiense per noi era importantissimo, strategico, e che solo in presenza di una nuova linea che l'Agenzia per la Mobilità, in vero qualche mese fa, aveva proposto prima che partisse questa ristrutturazione, che collegasse il centro, la parte più centrale del nostro municipio, con la stazione Ostiense, noi eravamo disposti a ragionare su questa ipotesi di soppressione, tant'è che avevamo indicato sia in commissione sia nella nota che poi io avevo inoltrato
all'assessore, al dipartimento, all'agenzia per la mobilità il percorso possibile. Bene, anche questa, nella nota protocollare questa mattina, l'agenzia della mobilità torna sui suoi passi e dice: la soppressione del 673 è sospesa, per cui finché non si discute del deposito di Tor Vergata, che vedrà tra l'altro il ridisegno, come dicevo prima, di tutto, di gran parte dei percorsi su gomma del nostro municipio, la linea del 673 rimane. Quindi un altro elemento positivo che noi abbiamo ottenuto in questa interlocuzione di queste settimane. Altra cosa, la linea 118, ne abbiamo ragionato in commissione. La modifica che ci propongono della linea 118, che attualmente è una linea circolare che da Piazzale dell'Ostiense ha come apice, prima di tornare indietro, il quartiere Quarto Miglio, passando da dentro, vede modificato sostanzialmente il proprio percorso, e ci propongono che questa linea abbia sempre la caratteristica di essere una linea circolare, ma che si attesti Villa dei Quintili. Allora, capiamoci, Villa dei Quintili è un'attestazione geografica, l'individuazione del capolinea. Io pensavo che questa questione fosse patrimonio della commissione, era stata chiara anche nella mia esposizione nella commissione in cui avevamo ragionato su questo. L'Agenzia per la Mobilità e l'assessorato sta ancora ragionando su come, dove attestare il capolinea. Se è più conveniente attestarlo nei pressi di Villa dei Quintili, cioè nei pressi del Dazio, dove lì è poi possibile tornare indietro, oppure nella Complanare per servire anche il quartiere statuario. È un ragionamento che su questa linea, nei prossimi giorni, settimane, ma anche mesi, in considerazione delle modifiche che noi potremmo chiedere anche rispetto alle linee che servono il quartiere statuario Capannelle, si determinerà. Ma dov'è la modifica sostanziale di questa linea? Che dopo aver percorso l'Appia Pignatelli, diciamo incrociato il Circo Massimo, Piazza di Porta Capena, non gira più a sinistra verso l'Ostiense, ma attraverso Circo Massimo va verso Piazza Venezia. La rotonda di Piazza Venezia è l'apice estremo di questa linea, per poi tornare indietro. Cioè, l'intenzione dell'amministrazione è quella di, attenzione, su questa linea non si incrocia più col ferro a Ostiense, però incrocia sempre il ferro, come ben potete capire, a Circo Massimo, logicamente, cioè la linea B della metro. L'intenzione dell'amministrazione è quella di valorizzare al massimo un percorso archeologico-turistico che porta beneficio rispetto a questa cosa anche, diciamo, nella parte più periferica della città rispetto ai ritrovamenti archeologici. Noi avevamo fatto un'altra osservazione su questa linea all'Agenzia della Mobilità, che nella nota che ci hanno inviato raccolgono, tant'è che stanno facendo il monitoraggio per poi concordare insieme, così come esprimono e come è pure chiaramente espresso nella delibera, la decisione finale. Allora, noi riteniamo che la linea 118, così come prima serviva il quartiere di Quarto Miglio, debba continuare a servire anche il quartiere di Quarto Miglio e non attraverso l'Appia Nuova andare dritto per l'Appia Pignatelli senza passare dentro al quartiere Quarto Miglio. Quindi pure questa, diciamo, è un rilievo, una rappresentazione di quelle che sono le nostre esigenze, la terza di sostanza sulla terza linea, che l'agenzia ha accolto nella nota che ci ha inviato. Ora veniamo, diciamo, alla positività, diciamo, evidente che questa proposta di razionalizzazione del deposito di Torpagnotta rappresenta: l'istituzione di due nuove linee.
le linee, il 789 e il 792, sono due linee nuove. Una, da un punto di vista trasportistico, dell'area larga della città, soprattutto del pendolarismo, di chi entra a Roma, rappresenta un'importante risposta, perché prevede che si congiungano i due capolinea del ferro, cioè Sub-Augusta e la stazione di Fermi all'Eur, passando per via Tuscolana, via di Capannelle, via di Torricola, Torpagnotta, passando dentro la Cecchignola per attestarsi al alla fermata della metro di Laurentina. Questa linea, pur avendo un limitato numero di corse rispetto a quelle che so normalmente le corse di un percorso urbano, ha una sua strategicità, perché è contemperata rispetto all'attestazione dei treni che arrivano a Torricola. Perché? Perché non c'è nessuna possibilità per chi trova conveniente scendere a Torricola, incrociare un mezzo pubblico che può portarlo in centro città senza arrivare a Termini. Questo è importante perché, così come la linea che noi avevamo ipotizzato da Loti all'Ostiense, perché va a decongestionare l'utenza nella parte più centrale della città, dove c'è un maggior richiesta di trasporto e un maggior addensamento dell'utenza sul trasporto su gomma. Quindi un'importante linea che sia nell'ex municipio undicesimo sia nell'ex decimo è stata più volte avanzata. Io spero che qualsiasi criticità rispetto alle nuove strade, ai nuovi percorsi venga superata, quindi un elemento importantissimo che rispetto a vecchie richieste sono state riscontrate rispetto all'amministrazione. L'altra linea, un'altra considerazione, che il 789 incrocia anche logicamente, questo può essere ridondante per chi come voi conosce il territorio, ma incrocia anche la fermata di Capannelle delle ferrovie, per cui l'importanza anche di un collegamento ferro-gomma che incrocia quattro punti in cui il ferro si attesta nel nostro territorio, gli ricordo Sub-Augusta, Capannelle, Torricola e poi quello della fermata della linea B di Fermi. L'altra linea, la 792, che ci propongono, anche questa nell'ottica dei collegamenti tangenziali senza passare per il centro di città, perché questa la finalità giusta, mi sento di dire, che queste proposte incontrano, è quella che ci vede collegare Piazzale San Giovanni, Piazzale Appio quindi, fino a Eudas, cioè quartiere Aurelio Pisane, una linea tangenziale che percorre per un breve tratto il nostro municipio da San Giovanni fino a incrociare la Colombo, attraverso via Ambaradam scendendo la Colombo, e prosegue per Garbatella, Ostiense, Marconi, Gianicolense, Aurelio e Pisana. Questa linea percorrerà nuove strade, come inaugurate poco tempo fa, come il ponte Spizzichini che collega l'Ostiense con Circonvallazione Ostiense, là vicino alla metro, fermata la metro di Garbatella, altra cosa importante, cioè l'incrocio tra gomma e ferro, per poi proseguire, come dicevo, verso l'Ostiense, verso Marconi, verso Rogenti.
Queste sono due nuove linee che permettono, ripeto, tangenzialmente di collegare parti della città del semicentro senza passare per il centro città. In questa proposta di delibera, oggi valutata anche in giunta molto positivamente da tutta la giunta rispetto alle note che ci sono arrivate, ribadiamo quella che è la nostra criticità maggiore, che tutti sappiamo, che è quella dell'ambito a ridosso del GRA nell'extra GRA, dove noi avremo, secondo me, i più importanti nodi da sciogliere, ma sicuramente ci riusciremo, come abbiamo già fatto in passato, per razionalizzare e servire al meglio i nostri quartieri, dando la possibilità nel più breve tempo possibile di adduzione alle linee del trasporto pubblico su gomma a quella su ferro, che è la finalità primaria per rendere il trasporto più veloce e più certo da un punto di vista temporale per il nostro municipio. Un'ultima considerazione rispetto a questa delibera, ma una considerazione più ampia rispetto alle questioni del trasporto. Tenete presente che questa interlocuzione, questo rapporto continuo con l'agenzia, con l'assessore, con cui abbiamo rappresentato queste problematiche, sicuramente dovrà essere la spinta e il propellente, dico, per le giuste rivendicazioni nel momento in cui, ripeto, dovremo andare a discutere del quadrante che riguarderà il municipio e che è servito da Tor Vergata. Non sfugge a nessuno, siete tutti profondi conoscitori, che, ripeto, circa l'80-85% delle linee che servono il nostro territorio partano da quel deposito. E quindi ritengo positivo, personalmente, diciamo, ci siamo sentiti anche con l'assessore in proda, che aveva subito accolto questa che era la nostra richiesta, ripeto, rimandando la discussione sulla soppressione 673, l'istituzione della nuova linea che noi abbiamo proposto, Lodi Ostiense, nel momento in cui, diciamo, il quadro d'insieme del trasporto su gomma del nostro territorio è più definito, proprio perché arriveremo a discutere la gran parte di questo. Grazie a tutti. Grazie assessore. Allora apriamo la discussione su questa proposta. Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Ci accingiamo oggi a votare questa proposta di delibera sulla razionalizzazione del deposito di Tor Pagnotta. E la Commissione oggi si è riunita per esprimere un parere e lo abbiamo fatto a ridosso della pronuncia in quest'aula, proprio perché attendevamo tutti con estremo bisogno la risposta dell'Agenzia della Mobilità rispetto alle criticità che anche la Commissione aveva espresso. E l'Agenzia della Mobilità ha dato comunque risposta sulla proposta originaria che anche la Commissione aveva in qualche modo delineato nella sua complessità, ponendo attenzione su quelli che erano comunque i punti di criticità rispetto all'utenza che caratterizzava il nostro territorio. I punti essenziali, insomma, l'ha già detto nel dettaglio tecnico l'assessore, non c'è un motivo ulteriore di soffermarsi. Però rispetto a una proposta di razionalizzazione che comunque presupponeva dei tagli di fatto, si è riusciti ad ottenere rispetto a un progetto originario uno scongiurarsi di questa evenienza. Si è evitato comunque che la razionalizzazione diventasse esclusivamente dei tagli.
E questo secondo me la propria complessità va valutato con estrema positività. In commissione oggi il parere non è stato espresso perché i commissari hanno ritenuto opportuno mantenere la criticità rispetto alla linea del 118, perplessità più che legittima, io non contesto assolutamente la posizione dei commissari, legittima perché comunque c'è di fatto un pensiero rispetto a quella che possa essere un'utenza che penalizzi i nostri cittadini, però proprio per fare un'analisi ad ampio raggio ritengo che vada valutata in tutta la sua integrità. La linea del 118, non è stato detto comunque dall'Agenzia della Mobilità che non verrà toccata e che l'assetto originario di questa razionalizzazione viene mantenuto. Sì, apre una discussione comunque a valle di questa approvazione rispetto a quella che è sostanzialmente una condivisione per individuare una soluzione che sia il più idonea possibile alle esigenze del nostro territorio, in particolare del quadrante di Quarto Miglio. Rispetto alle altre osservazioni e obiezioni che la Commissione comunque aveva portato in sede di Commissione il 28 novembre, è da reputare a mio avviso positivo il fatto che comunque rimane invariato il servizio del 542F e che comunque è un aspetto fondamentale. Anche il flusso di corse che era stato inserito originariamente dalle 7 alle 9 come eliminazione per ciò che attenesse la linea del 765 è stata, diciamo, riportata un po' sulla retta via, per cui anche su questa linea è stata ripristinata quella che è la reale esigenza di quella linea lì. Per cui nonostante io prenda in considerazione legittimamente una posizione su alcune criticità, io penso che questa sia una proposta di razionalizzazione il più congrua possibile, proprio perché, lo ribadisco, si è scongiurato che razionalizzare diventasse definitivamente tagliare. Con questa proposta si è scongiurato, si apre chiaramente un'altra discussione per ciò che concernerà il deposito di Tor Vergata e anche in quel caso la Commissione farà le proprie valutazioni auspicando che vengano considerate. Per cui auspico che almeno in aula ci possa essere questo sentimento da parte dei consiglieri e possa venir fuori il parere positivo. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Altri interventi? Consigliere Stellitano, prego. Sì, grazie Presidente. No, io devo dire che un argomento così importante doveva un attimino avere la possibilità di guardarlo con molta attenzione. L'assessore la scorsa settimana è venuto in aula, andava di corsa perché aveva un impegno importante con i Vigili del Fuoco qui sotto. Poi abbiamo visto in consiglio come si è sviluppato ieri o l'altro ieri la problematica del centro anziani qua sotto. No, abbiamo perso un'occasione importante per il nostro municipio, che avevamo la possibilità di dare un parere su un argomento delle linee ATAC e potevamo chiamare l'ATAC a venire qui. C'è Avarello, c'è la dottoressa, ci sono altri funzionari bravi e capaci di quello che è rimasto dell'ATAC e del Dipartimento Settimo, perché dobbiamo fare un lavoro fatto bene, perché ci sono tante linee in più che non servono. Io parlo di alcuni quartieri che conosco, ma in particolare il mio quartiere statuario, ma naturalmente il nostro municipio che parte da San Giovanni e finisce Grottaferrata, parlare di statuario è niente. Però dalla mattina alle 7 alla sera a mezzanotte si ferma un autobus a via Santa Severina, angolo via via Taurianova, angolo via Squillace, via Santa Severina, via Taurianova, non da un anno, assessore, che lei conosce bene, perché non è che qui è assessore qui per caso, lo fa da tanti anni, troppi a mio parere, e,
e non abbiamo risolto mai quel problema. Nella scorsa consigliatura, quando anche lei qui faceva l'assessore, ha detto che l'avrebbe risolto, non l'ha risolto. E questa era un'occasione importante per convocare gli uffici e prendere il toro per le corna e risolvere il problema. Il 118, sono mesi che gira questo autobus in questo modo e lei non se n'è accorto, ce l'ha detto l'altra settimana. Lo sapevamo già da un bel pezzo che era così, lo sapevano i cittadini, ma lo sapeva lei e non ce l'ha detto in commissione. Non so se il presidente della commissione lo sapeva, sicuramente se lo sapeva non riteneva importante di dirlo. Io ritengo che sia importante invece che in quel quadrante e in altri quadranti, io penso una cosa ancora più complicata per quel quartiere. Non serve l'autobus dentro statuario, basta mettere un bell'autobus sull'Appia che li colleghi e basta mettere una navetta all'interno dello statuario, così evitiamo di rifare le strade di via Santa Severina 4 volte. In 10 anni sono state fatte 3 volte via Santa Severina, immagini un po'. Sì, è stata complicata, dura, mi è pesato molto fare via Santa Severina, no, io chiedere, ma mi è pesato veramente tanto riuscire a fare in modo che, detto questo, non va bene il capolinea davanti alla Villa dei Quintili, assessore, perché ha detto perché? Perché lei non conosce il territorio, sennò avrebbe detto perché. Scusate. Per tornare indietro, andare a Roma, deve tornare sulla Villa dei Quintini, sta dopo il Lazio, il Dazio, consigliere di Matronola. Consigliere Matronola. Consigliere Matronola, la prego di accomodarsi fuori. Perciò io ritengo che sia importante fare al più presto una commissione. Io gli lascio questa chance, assessore, di rifare un'altra commissione e riparlare di questi argomenti, far passare di nuovo. Noi ci abbiamo 2 grossi importanti enti come la ASL di via Cartagine, che deve essere collegata, perché chi da Quartomiglio o da Statuario vuole arrivare a via Cartagine deve farsi accompagnare, fa prima. Perciò io non voglio neanche che lei replichi, assessore, perché io so pure quello che sta pensando adesso, pensi quanto la conosco bene, perciò eviti anche di replicare queste cose, perché non la sentiamo neanche, perché già l'abbiamo sentita per troppi anni, troppi, assessore. Perciò detto questo, la pregherei di riconvocare una commissione anche al presidente, non so se ancora, perché l'altra settimana pensavamo che aveva ripensato a rivedere lo schema della commissione, e perciò mi auguro che questo argomento venga ritrattato in commissione con i tecnici del dipartimento e con i tecnici dell'ARDAC. Grazie. Grazie consigliere Stelitano, però mi raccomando, diciamo negli apprezzamenti alle persone di essere un pochettino più corretti, anche se pur diciamo chiunque esso sia. Allora, no, io volevo fare solo un attimo. No, facciamo, andiamo avanti con gli interventi. Andiamo avanti con il canale giusto. Aspetta, la discussione. Allora, chi altro vuole intervenire? Scusate. Consigliere Matronola, la prego. Grazie presidente. Dunque, noi ci eravamo riservati di prendere una decisione in consiglio per sentire quello che ci avrebbe detto l'assessore. Effettivamente diciamo che in parte ci ha convinto, diciamo che possiamo fidarci, anche se ormai credo che sia uno degli ultimi atti che voteremo in consiglio, perché visto quello che sta succedendo in Campidoglio, credo che ormai non ho offeso nessuno, non ho offeso, ho detto siamo... Per favore però, per cortesia,
ecco, i consiglieri di avere un atteggiamento adeguato. Se il comitato scagli la prima pietra, scusate, ma per favore, consigliere Madrona, abbiamo una decina di ragazze che credo che sta accadendo. Credo, diciamo, possiamo dire che questo consiglio è adeguato. Per favore, non si perde in cacciata, per cortesia. Allora, per cortesia. Signori miei, consigliere Madonna, per cortesia. Presidente, mi fa parlare o non mi fa parlare? Consigliere, pregato di non interrompere. Mi faccia parlare? Ho detto, non ho offeso nessuno. Ho detto che questo forse sarà uno degli ultimi atti che voterà questo consiglio, perché visto come stanno andando le situazioni, non credo che il Comune di Roma durerà molto. Quindi noi diciamo, se questo è un atto buono, visto che l'assessore ci ha spiegato abbastanza bene quello che sta, diciamo, quello che porterà questo parere, anche se nell'altra consigliatura non si è mai votato un parere proposto dalla Giunta Alemanno dalla parte della maggioranza, mai. Credo che non sia così, consigliere. State fermi che c'è uno streaming, fermi, vabbè, a prescindere. Oh, e poi io sto a parlare. Vabbè, comunque detto questo, a me non è da ridere, perché io ho detto soltanto che forse sarà uno degli ultimi atti, ma non l'ho detto così per provocare, l'ho detto perché se voi sentite le ultime notizie, oggi il mio capogruppo alla Regione Lazio si è dimesso, sembra una cosa assurda, però stanno arrivando tutte notizie, sì, ma non è che, non pensare che tu stai meglio, scusa, sì. E quindi non è lui, cioè si sono dimessi tutti, ragazzi, si stanno dimettendo tutti, il sistema è crollato e pertanto è inutile, noi voteremo l'atto, speriamo che fanno in tempo le signore che stanno qui in mezzo al pubblico a vedere realizzato questo sogno che stanno percorrendo da anni. E prima che casca il comune, potrebbe cascare pure da un momento all'altro, votiamo subito l'altro successivo, perché secondo me credo che siamo ormai in un momento di criticità. Pertanto il voto di Forza Italia per quanto concerne il parere è favorevole. Grazie. Anche se mi pesa, dentro la mia famiglia mi pesa. Grazie. Allora, consigliere Poli, prego. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, io approfitto dell'intervento del collega Madrona di qualche secondo fa per ricordare innanzitutto a me stesso, ma insomma a tutti quanti i consiglieri, che il discorso del riassetto delle linee del nostro municipio non parte da adesso, un lavoro che è stato fatto egregiamente già dall'assessore Moggi a partire dal 2007-2009 con i comitati, quindi il municipio era stato molto attento alle esigenze soprattutto dei territori extra gra, e nel 2010 ricordo perfettamente, perché era la prima seduta in cui siedevo in consiglio, il consiglio dell'ex decimo municipio approvò il piano strategico della mobilità sostenibile, del quale delineava tutta una serie di percorsi all'amministrazione Alemanno, quindi dell'epoca, piano che peraltro ebbe anche apprezzamenti da parte dello stesso assessorato alla mobilità dell'epoca. Condivido il percorso che sta facendo l'amministrazione centrale adesso di suddividere non per quadranti ma per depositi, perché questo consente di razionalizzare, tenendo presenti anche le necessità dei tagli che ci sono, per cui voglio dire, complessivamente fino adesso abbiamo dato sempre un parere favorevole, esprimendo quelle che sono le nostre perplessità e le nostre sollecitazioni, e la Commissione poteva forse, se ce n'era necessità, esprimere anche il parere delineando tutta una serie di osservazioni che potevano essere
impiegate alla nostra delibera. Non mi sento di poter rilevare difformità, ritengo importantissima l'interlocuzione che c'è stata con l'assessore e gli uffici, che ha portato in pochissimo tempo alla risposta dell'Agenzia della Mobilità, che ha accolto le osservazioni del municipio. Mi sembra che, voglio dire, un lavoro più lineare così, che risponde alle esigenze della Commissione, quindi di tutti i commissari, debba essere apprezzato, e quindi, voglio dire, di conseguenza procedere con l'espressione favorevole a questa deliberazione. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Non ci sono. Allora, l'assessore ha diritto un breve chiarimento su quanto esposto, prego. Grazie Presidente. Non per chiarire come sono andate le cose in commissione, anche se i verbali poi rendono giustizia. La discussione sul trasporto nella commissione di venerdì scorso è stata piena, tant'è che i commissari presenti hanno condiviso pienamente la rappresentazione fatta rispetto alle criticità del quadrante e rispetto, ripeto, al deposito di Torpagnotto. Io capisco che è difficile stare al passo coi tempi, ma io lo ribadisco ogni momento: si discute per depositi, non per quadranti di città, per cui le criticità qui rappresentate in consiglio rispetto ad alcuni quartieri saranno affrontati nel momento in cui si discute di quei quadranti, così come la linea di Cinecittà Est verso il Policlinico, così come le modifiche potenziali del 503, il prolungamento del 504, la modifica del 507 da feriale a festivo e viceversa a seconda delle esigenze dei territori. Questo lo dico per chiarezza di come si stanno avvenendo le cose. Parimenti, il sottoscritto ha avuto mandato dalla Commissione di rappresentare questo, compreso il passaggio del 118 in Commissione, perché la Commissione ha condiviso in pieno questa impostazione. Non è stata una scelta personale dell'assessore. Dopodiché, in attesa, condividendo il fatto, così come la Giunta, che la Commissione non esprimesse parere, perché eravamo in attesa di una risposta rispetto alle nostre sollecitazioni, che è giunta con nota del funzionario apicale che sta, ingegner Fuschiotto, che sta curando questa materia per conto dell'Agenzia della Mobilità, oggi in Commissione, così come ci eravamo lasciati, mi risulta che queste novità siano state rappresentate, dopodiché il Consiglio è libero di votare come crede e di assumersi le responsabilità che crede. Grazie. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Benassi? La dichiarazione di consigliere Tutino, lista civica, prego. Grazie Presidente, Assessore. La lista civica ha condiviso e condivide il percorso, come è stato ribadito efficacemente anche ora dall'assessore. Il percorso è stato condiviso in commissione da tutte le forze politiche, e poi chiaramente avvengono delle dissociazioni di stampo nanistico da parte di chi, insomma, per lustri per... Consigliere Totino, la prego per cortesia, per cortesia. Posso. Prego. Avviene questo? Posso? La Commissione ha condiviso il percorso? La Commissione ha condiviso il percorso? Tutte le forze politiche hanno condiviso ed apprezzato il percorso? Bravo, ognuno è libero di votare come ritiene opportuno. Prego, consigliere Tutti. Per cortesia, siamo in dichiarazione, per cortesia, assessore, per cortesia, allora, per cortesia, prego consigliere Tutti. Le forze politiche hanno condiviso unanimemente il percorso, un percorso che razionalizza le linee a partire dai depositi, e questo è il tema e non va dimenticato, e che va
a tentare sempre di più di valorizzare in coerenza col PGTU l'incrocio tra gomma e ferro. In questo senso è una delibera che va tra l'altro anche a limitare tutte le criticità, e qui è stato efficace il lavoro della Giunta, a limitare le criticità che erano sorte. E, ecco, scusi, per consigliere, un attimo solo, per cortesia, assessore Moggi e consigliere Matrona, sta facendo una dichiarazione di voto. Prego. A limitare da parte della Giunta le criticità che erano sorte nel dialogo efficace che c'è stato con l'amministrazione capitolina, ed è quindi una delibera che va nella giusta direzione, nella direzione del PGTU, nella direzione della razionalizzazione delle spese, che va a limitare fortemente le criticità che si erano prospettate, e va invece a valorizzare l'incrocio tra gomma e ferro, che è ciò di cui questa città ha bisogno. Quindi in questo senso ci sarà il voto positivo della lista civica. Consigliere Tronticina? Uscirà? Dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Niente, dopo, anche se eravamo favorevoli fino a poc'anzi, ma avendo ascoltato il discorso, la dichiarazione di voto del consigliere Tutino, non possiamo più seguire quella linea, pertanto il nostro voto è contrario. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Steritano per il PD. Grazie Presidente. Io non parlo né di nani né di ballerine, parlo di cose serie, come questa cosa che stiamo affrontando oggi, perché il trasporto dei cittadini del nostro municipio a me sta molto a cuore. Non sta a cuore come viene fatto il percorso, no, il problema che c'è. Su alcune battute, diceva il gallo il raglio dell'asino non giunge in cielo, diceva un noto proverbio. Perciò a nome del Partito Democratico noi siamo favorevoli. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Consigliere Bersaglio, lei vota? Chi è contrario? Penna, no, certo. Chi si astiene? Con 12 voti a favore, 3 contrari e l'astensione del consigliere Coglia, quindi la proposta è approvata. Passiamo adesso alla mozione presentata con l'articolo 58 a firma di diversi consiglieri, riguardante educatrici supplenti terza fascia. Prego. Buonasera a tutti. Abbiamo audito le rappresentanti e le singole supplenti di terza fascia nella commissione scuola di mercoledì. Abbiamo ascoltato i disagi e come commissione l'abbiamo fatti nostri, perché riteniamo che sia un segnale importante che il Consiglio può dare per discontinuità con un modo di fare che personalmente io ritengo sbagliato, insomma. Vado a rappresentare la mozione così come nasce dalla lettera.
lettera che ci hanno presentato le rappresentanti. Allora, la situazione nei nidi comunali, per chi non la conosce, non è in commissione, è diventata insostenibile. Ci sono stati 3 giorni di sciopero e agitazione delle insegnanti proprio per dimostrare la loro volontà di opporsi fortemente a quello che sta succedendo. Questa, diciamo, modifica del contratto di cui si sta discutendo pare che si tradurrà nella perdita di 6.000 posti di lavoro. E a questo sicuramente noi dobbiamo pensare come cittadini, dobbiamo pensare come genitori, dobbiamo pensarlo come italiani. E, per questo motivo noi facciamo nostre le richieste delle insegnanti che da diversi anni ormai sono chiamate a rivestire il ruolo di reperibili a chiamata per poter lesinare 3 ore di lavoro giornaliero per poter poi racimolare a fine mese poco più di 500 euro, insomma, nel migliore delle ipotesi. E quindi, come ritiene peraltro la Comunità Europea, che queste insegnanti che ormai lavorano da anni per il Comune di Roma siano in realtà forza lavoro del Comune di Roma, anche noi facciamo nostre le 3 principali richieste che vado a evidenziare. Si chiede il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nell'ambito della scuola attraverso il potere del Consiglio affinché il Presidente e la Giunta del Municipio chieda al Sindaco, agli assessori e agli uffici competenti appunto il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nell'ambito delle insegnanti di scuola dell'infanzia. L'aggiornamento interno della graduatoria di terza fascia, tenendo presente i giorni effettivamente lavorati a partire dal 2009 e di soli educatori che ad oggi hanno prestato effettivo servizio. E l'approvazione di un corso concorso relativo al personale di terza fascia al fine di rendere la graduatoria permanente. Stiamo chiedendo questo perché è necessario, stiamo chiedendo questo perché è il bene della cittadinanza. Mi è stato fatto notare prima dall'assessore, con richiesta di ritirare questa mozione, che questo violava i principi di efficientamento per i quali si sta muovendo il Comune di Roma. Allora, io lavoro in una ditta privata e l'efficientamento per me è una cosa differente. L'efficientamento, che così tanto nel privato e nel pubblico viene spalleggiato e promosso come miglioramento di efficienza, in realtà è una riduzione della forza lavoro. Questo lo sa fare anche l'ultimo delle menti povere. Allora, purtroppo ci governano le menti povere e invece le menti fine sanno efficientare e produrre nuovi servizi di qualità piuttosto che andare a ridurre la forza lavoro di personale che poi percepisce un reddito minimo. E quindi piuttosto che andare a toccare voci di bilancio che sono risorie nell'ambito del bilancio del Comune di Roma, forse si dovrebbero guardare i 12 miliardi di buco forse che fece Veltroni e che ci portiamo ancora appresso con opere finte, non portate avanti, solo annunciate, e i soldi che regaliamo costantemente ai grandi costruttori di Metro C e di altri grandi appalti che non finiscono nelle tasche dei lavoratori. Allora, l'efficienza è questa, l'efficienza è risparmiare il non necessario, non il necessario, l'utile e il buono. Per questo riteniamo che vada fortemente votata questa mozione e vada a far capire cos'è il vero efficientamento al Comune. Grazie. Grazie consigliere Coglia. Allora, apriamo la discussione. Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente, io vorrei chiedere una pausa del Consiglio, visto che la mozione è d'urgenza e visto che insomma, ero presente ieri in Commissione Scuola in parte durante l'audizione dei rappresentanti delle supplenti che sono in parte qui stamattina, sono poi dovuto andare via, però ci sono alcune questioni dell'atto che ci è sottoposto in votazione che non ci convincono pienamente, pur come dire, condividendo alcune istanze e sicuramente le problematiche dovute ad alcuni cambiamenti che si paventano in questo momento, però
vorremmo parlarne un attimo con i firmatari e parlarne, insomma, con chi vuole, per vedere se si arriva ad una convergenza, diciamo, su alcune perplessità, soprattutto sulla parte risolutiva. Grazie. Accolgo la richiesta, tra l'altro sento che le emozioni non si possono elementare, ma si possono... Presidente, scusi, no, richiamo il regolamento. Va bene che si può anche... però ci serve il parere di tutti i firmatari favorevoli. Il consigliere Ciancio non c'è e lui è stato uno dei primi firmatari di questo documento. Io ritengo che noi dobbiamo andare avanti su quella mozione che ha scritto il presidente della commissione scuola. Cioè io personalmente però quella non si tocca. D'accordo, va bene, questo non va. Secondo il capogruppo, la posso sapere che mi ha chiesto la possibilità di sospendere il consiglio per 5 minuti, 10 minuti per vedere se ci sono le condizioni. Il consiglio lo sospendo per 10 minuti e i proponenti insieme ai firmatari vedono se ci sono le condizioni per arrivare a un testo condiviso. Prego. Allora, consiglio è sospeso. Posso chiedere solo un chiarimento, ma la mozione è presentata dalla commissione scuola o dal... Allora, scusate, se chiamiamo gli altri consiglieri... Allora, il consigliere Coglia ha presentato a nome dei consiglieri firmatari la mozione... che, ripeto, non è una mozione deliberata, votata dalla Commissione, è un'iniziativa di diversi consiglieri della Commissione Scuola. Quindi, per essere precisi, va bene. Allora, consigliere Coglia, dopo questo incontro c'è una condivisione per modifiche o il testo rimane tal quale? Abbiamo ascoltato le obiezioni, ma il testo rimane invariato perché riteniamo che sia corretto così. D'accordo, grazie. Apriamo la discussione, chi vuole intervenire? Allora, consigliere Poli, prego. Sì, grazie Presidente. In realtà sono uno dei consiglieri che insieme ad altri colleghi aveva chiesto l'integrazione della mozione, nel senso di migliorare alcune parti per ciò che attiene la frase dell'attuale mantenimento dei livelli occupazionali. In realtà io avevo chiesto, ma non è stata accolta, la graduale stabilizzazione, cioè proprio che l'atto contenesse la graduale stabilizzazione di questo personale compatibilmente con le risorse dell'amministrazione. Questo ci poneva nella non difficoltà, quindi nel porci rispetto all'amministrazione centrale, pur mantenendo il concetto della revisione delle graduatorie con le ore e i giorni effettivamente lavorati, ritenevo che uno dei desiderata che hanno espresso le lavoratrici in commissione era quella non di continuare a fare supplenze, che è comunque un obiettivo, ma quella della stabilizzazione, per cui la graduale stabilizzazione in riferimento al contratto decentrato mi sembrava più organico e quindi una richiesta più diretta all'amministrazione centrale. Non si è ritenuta di accoglierla, va bene, insomma, ne prendiamo atto, però secondo me migliorava il testo. Grazie consigliere Poli. Altri interventi? Consigliere Lancia, prego. Per quanto riguarda la stabilizzazione, io credo che in questo momento l'amministrazione, l'ente locale, sia bloccato dalle leggi nazionali, soprattutto dalla 101 del 2013, e quindi non credo che è una richiesta che potrebbe essere, diciamo, bella, ma che non può avere nessuna conseguenza pratica. Grazie. Altri interventi? Non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Chiedo scusa, allora, stavolta per paura, però. No, ci metto 10 secondi. Intervento, prego, consigliere Tutino. Allora, come di consueto, trovandomi ad essere un lavoratore degli asili nido, un precario della scuola e
ritengo che non parteciperò al voto, come ho fatto nelle altre occasioni. E detto ciò, ritengo che involontariamente questa mozione impedisca l'efficientamento del sistema dei nidi e vada incontro all'altissimo tasso di assenteismo, che è uno dei più gravi difetti del sistema pubblico dei nidi, e che in questo senso, andando contro l'efficientamento del sistema, andando a favore dell'assenteismo, provocherà e provoca un grave danno alle famiglie ed agli utenti. Quindi ritengo che sia un grave errore fatto per buona coscienza, però devo dire, rischia di essere buona coscienza a buon mercato. In questo senso la Giunta Marino e l'assessore Cattoi stanno tentando di fare un lavoro difficile, però se posso continuare magari senza commenti. Consigliere, ma per cortesia, per cortesia. Un lavoro prego, consigliere, difficile, che tende a restituire al sistema dei nidi pubblici un funzionamento efficace a favore delle famiglie e degli utenti. E in questo ritengo che vada sostenuto al massimo sia la Giunta Marino in questo, sia l'assessore Cattoi. Personalmente, come ho già detto, non parteciperò al voto per la mia situazione lavorativa. Grazie, consigliere Tutino. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, prego. No, allora l'ultimo intervento è quello di Tutino. Siamo in dichiarazione di voto adesso. Quando? Allora, io prima ero passato alla dichiarazione di voto, mentre dicevo dichiarazione di voto, consigliere Tutino mi ha chiesto la parola, io l'ho data. Adesso, per cortesia, siamo in dichiarazione di voto. Allora, scusi, lo so, allora, scusate. La dichiarazione di voto non è stata ancora chiamata, è stato chiamato, ci sono altri interventi. Io veramente ho chiamato la mano anche la consigliera Carlos, presidente, per favore. Scusate, ma che devo il presidente? Sì, vengo lì, me. Perché ogni tanto c'è un mancamento, sarebbe una salvezza. Allora, scusate, prego, va bene? Io mentre prima di dare la parola a tutti, io ho detto ci sono altri interventi, nessuno ha alzato la mano. Poi tu mi hai alzato la mano e non l'ho vista. Ha alzato la mano. Allora, aspetta, a me. Scusate. Grazie. Allora, scusate, consigliera Carus, prego. Presidente e colleghi consiglieri, no, io semplicemente avevo una perplessità, perché noi in commissione personale, che comunque mi sembra una commissione affine, diciamo, rispetto all'argomento che oggi trattiamo, stiamo trattando da tanto tempo il tema anche del personale, non è mai stato, diciamo, sollevato in modo così forte il tema che oggi è in oggetto nella mozione. Credo che sia sicuramente un tema che va valutato e affrontato, nonostante anche io mi ritrovo concordo sul fatto che forse inserire una graduale stabilizzazione del personale poteva essere un miglioramento rispetto alle richieste che si fa all'interno del dispositivo. Tutto qua, grazie. Consigliere Carlos, mi scuso di nuovo. Allora, consigliere Matronda, prego. Grazie, Presidente. Mi scuso del mio atteggiamento, però purtroppo. Purtroppo. Prego. Io capisco allora, che lei sta in un prego, prego. Il suo faccio il suo intervento. Però è uguale. No, voglio dire, innanzitutto voglio richiamare la dichiarazione di un consigliere che, anziché dire non partecipa al voto, avrebbe fatto meglio, visto che è coinvolto, ad uscire dall'aula, anziché dire sono un precario e non un proprietario. Sarebbe stato un po' differente. Qui si tratta di posti di lavoro, quindi usciva dall'aula e avrebbe detto tranquillamente
esco dall'aula, vado a prendere il caffè, no, non partecipo al voto. Primo. Secondo poi mi sembra che la discussione in consiglio, in commissione, è stata abbastanza, diciamo, concertata con tutti quanti e tutti quanti eravamo d'accordo. Abbiamo incaricato gentilmente il consigliere Coglia, che credo che abbia fatto serata per redigere quest'atto, per stilarlo, e l'abbiamo condiviso, giustamente ce l'ha mandato via mail, tutti quanti ne eravamo a conoscenza, almeno i membri della commissione. I membri della commissione? Adesso è stato cattivo. Per cortesia, scusa, consigliere, per cortesia. Prego, consigliere Matone. Evidentemente è riuscito dalla commissione, lui non si era accorto. Vabbè, può succedere. Chiedo scusa per il consigliere Coglia, lo chiedo io. E quindi l'atto, anche se abbiamo provato a modificarlo in alcuni passaggi, ma credo che così come è stato fatto è abbastanza chiaro, abbastanza è decisivo, anche se speriamo che parta subito, speriamo che il nostro presidente si attivi subito e magari venga accolto benevolmente in questo clima di terrore che sta succedendo. Terrore politico, non è che sto dicendo una cosa. Non ho, basta che non c'è il nome mio, sono allegro. Quando ci sarà il nome mio sono triste. Quando ci sarà il nome mio mi vedete triste. Adesso, siccome il nome mio non c'è, sono molto allegro. Vi ringrazio che me lo avete bene. Favore. Grazie. No, Presidente, lasci parlare. No, parliamo dell'argomento. Non sa, anche perché le ragazze che stanno lì vogliono sentire questo. Scusate. Allora, prego, consigliere Matronola. Scusate, però un attacco potete permettere, Presidente. Uno piccolo. Le ragazze stanno aspettando e noi vogliamo quest'altro perché serve a quello, non per sentire la nostra. 37 arresti, più di 100 indagati, e me ne vedete di a me che me ne vedete allegro. Ma dico, ma guardate che faccia, voi siete tristi voi, ragazzi. Io sono allegrissimo. Ok, comunque, Presidente, ringrazio il consigliere Coglia che si è dato a fare. Mi dispiace che qualcuno non partecipi al voto, nonostante ci siano i rappresentanti che effettivamente hanno bisogno di lavorare, e come ragazzi e come famiglia, perché credo che in un momento così di crisi, credo che anche quelle poche briciole che lascia il Comune di Roma bisogna raccoglierle. E secondo me, Penso che qualcuno, se ha avuto ancora qualche dubbio, ci ripensasse un attimo e magari usciamo con un atto votato all'unanimità. Grazie. Grazie, adesso non è arrivato a casa e non è arrivato sulla mail tua. Francesco, scusa. Grazie, consigliere Ritocco. Non è colpa sua. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. Solo, veramente prenderò poco tempo, però io non partecipo alla commissione, non sono membro della commissione, però ho udito l'altra volta in consiglio una rappresentante e veramente io ogni volta devo assistere a delle discussioni imbarazzanti. Io dico, ma non ci capiscono a noi, gli streaming non ci capiranno, le persone che partecipano ai nostri consigli come al solito si perdono, perché noi vediamo se c'è il puntino, lo strapuntino, la virgola o il punto e virgola, e non stiamo mai al merito delle cose. Si poteva fare meglio, si poteva fare di più, si poteva fare il passaggio, si poteva fare la congiunta, si può fare tutto. Dopodiché, se c'è una commissione che ha ascoltato, ieri li ho viste partecipare ai lavori della commissione, un commissario ha redatto un atto, mi sembra chiedere cose sensate che vanno incontro anche a delle richieste. Io non vedo il problema di fare, di trovare ogni volta il cavillo per potersi nascondere dietro a un dito. Allora si abbia il coraggio, la responsabilità, soprattutto in questo momento, invece di andare a risparmiare dove non si può risparmiare, citato qui, sono in difficoltà i lavoratori ma le famiglie, quindi sono anche con un senso di responsabilità a chiedere queste cose. Allora abbiamo per una volta un senso di responsabilità pure noi, facciamo meno chiacchiere e portiamo un risultato, una piccola voce a casa e anche fuori da questa stanza. Grazie. Grazie. Allora, scusate, per favore. Scusate. Perché, Presidente? Ridicoli. Ma sei ridicolo te? È
esci dall'aula e vado. Prego. Grazie Presidente. Io veramente non pensavo che ci sarebbero state tutte quelle polemiche, anche perché le mie motivazioni di perplessità sull'atto le ho spiegate durante la pausa proprio nel merito dell'atto, e vengo richiamata alla responsabilità da qualcuno, e non mi riferisco a chi ha parlato ma a chi ha commentato anche, su cose non votate perché ero presentata da qualche assessore qui in aula, e in questi ultimi mesi io penso che non sono stato l'unico a vederle certe cose. Ancora. È cortesia, torniamo al merito dell'argomento, grazie. Ripeto ancora, le ragazze e le signore stanno aspettando che noi votiamo o non votiamo quell'atto. Prego, consigliere. Grazie Presidente, io ho delle perplessità su quest'atto, quindi mi asterrò dal voto, tanto l'atto voterà, quindi lo dico alle presenti, non ci sarà nessun danno della mia astensione, ma responsabilmente con il lavoro che si sta facendo in comune a Roma e che abbiamo elogiato il piano di rientro triennale, abbiamo elogiato il taglio della spesa corrente, e poi ogni settimana portiamo degli atti che vanno contro il piano di rientro triennale e il taglio della spesa corrente, ma evidentemente è più facile dire certe cose e poi smentirle ogni volta. Io non so per quale motivo questo sarebbe un mancato senso di responsabilità. Io mi sento molto responsabile con questo mio voto oggi in aula, perché proprio perché sono presenti le lavoratrici, sarebbe stato molto facile da parte mia dire ma lo voto, ma che me frega a me, in fondo devo tenere io botta in comune sull'operazione che si sta cercando di fare. No, considerando che non sono miei, visto io sono della lista civica, non ci sono miei assessori alla scuola, non è mio il sindaco, non sono io del PD, eppure sono mesi che porto, che in consiglio mi trovo a difendere cose che arrivano dal comune e che qualcuno non vota per altri motivi, ma non fa niente, tanto quest'atto passerà perché c'è volontà di farlo passare, legittimamente rispetto chi ha volontà diverse dalle mie, contrariamente da quello che si fa in quest'aula troppo spesso. Quindi io mi asterrò da quest'atto perché credo non si possa, con un atto del genere oggi, mentre sono in discussione con i sindacati il nuovo contratto, ed è stato rimandato l'attuazione del nuovo contratto proprio per le concertazioni che si stanno facendo con i sindacati, come primo punto del dispositivo chiedere il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nell'ambito della scuola, senza se, senza ma, senza condizioni, senza nessuna considerazione in merito a quello che questo significa. Quindi questo è quello che io dirò, e ho detto che il primo punto mi lasciava perplesso, mentre avrei votato tranquillamente gli altri punti che sono giusti e legittimi. Considero ingiusto che le supplenti vengano chiamate ogni giorno, come giustamente dicono loro, assunte per un giorno ogni volta, assunte la mattina e licenziate la sera, la trovo una cosa che va assolutamente cambiata, ma non credo che si possa cambiare con un atto del genere scritto in questo modo con quel dispositivo. Grazie. Consigliere Benassi, prego. Sì, allora, grazie Presidenti, colleghi e colleghe consiglieri. Dunque, io come altri consiglieri là, durante la sospensione del Consiglio, abbiamo chiesto la modifica che poc'anzi ha annunciato il consigliere Laddaga. Perché questo? Perché io personalmente non trovo giusto che per via della crisi, per via di tante altre cose, ci si debba, cioè queste persone, queste lavoratrici debbano accontentarsi delle briciole che poc'anzi, però non è un ragionamento che può fare la politica al meglio di niente, mi dispiace, ma io non sono d'accordo, dato che comunque tra quelle lavoratrici sono anche persone che hanno più o meno la mia stessa età. Va bene. Oh. Cioè, per cortesia. Allora, no, consigliere Ritrotti. Consigliere ha diritto di parlare, per favore, stiamo per cortesia. Presidente, io. Questo vale per tutti. Mi dispiace, ma non accetto, prego, francamente. Prego, cioè, consigliere Benassi. Grazie, Presidente. Non accetto, francamente, ragionamento. Per cortesia. No, però. Bisogna avere la parola. Non è che fate parlare. Per cortesia. Cioè. Oh, per cortesia. Certo, le signore che stanno lì andranno via con non so con quale impressione di questo consiglio. No. Prego, consigliere. Stavo cercando di dire, tra quelle educatrici ci sono anche molte ragazze che hanno la mia stessa età, ma in realtà volevo dire un'altra cosa prima, cioè io non trovo corretto che se
un consigliere decide di muovere un'osservazione e auspicare anche una modifica dell'atto, il fatto significa normalmente che noi siamo contrari alla causa che oggi ci viene presentata. Abbiamo dato un diverso punto di vista rispetto al problema che ci è presentato. E poi ripeto, tra quei ragazzi ci sono anche ragazzi della mia età con cui ieri ho parlato. Io non capisco perché, cioè, il loro massimo risultato dovrebbe essere il mantenimento di una situazione che è comunque una situazione di precarietà, una situazione di briciole, una situazione che io trovo aberrante, che va contro la dignità di chi lavora. E questo in tutti i posti, non solo per quello che riguarda le educatrici. Siccome la mia forza politica fa anche delle battaglie a livello nazionale per questo tipo di problema, visto che la questione del lavoro è una questione dirimente in questo paese, in merito anche alla crisi, io trovo non giusto che questo atto chieda il mantenimento di una situazione del genere, che non è corretta e non è dignitosa nei confronti di chi oggi ci ha presentato questa problematica. Trovo corrette le altre richieste. Ho chiesto, visto che mi è facoltà in questo consiglio chiedere una modifica di quell'atto, mi è stata negata, ma questo non può permettere a nessuno di accusarmi o di ritenere automaticamente che io venga meno alle mie responsabilità e che io sia contro la causa di lavoratrici. Aspetteremo a questo punto il risultato di quella trattativa e se ci saranno storture, parola mia, che il mio gruppo consigliare, il mio partito, farò, stai tranquillo, faremo in modo che quelle strutture vengano corrette. Questo è quanto. Allora, non c'è nessuna consigliere Colella, c'è intervenuto. Allora, no, adesso passiamo alla dichiarazione di voto. Allora, scusate, c'è? No, adesso, allora, non ci sono altri interventi. Consigliere Caccamo, prego. Io vengo, poi dichiarazione di voto. Volevo soltanto rimettere un attimo in fila tutte le cose, perché a questo punto mi si è creata un po' di confusione in testa. Ho sentito tante cose, tante belle parole, tant'è che tante volte mi domando dove mi trovo e vabbè. Quindi volevo dire, qui parliamo di persone, insegnanti, che si trovano in una graduatoria. Queste, non dobbiamo dimenticare che queste graduatorie vengono fatte a seguito di un bando che viene esperito ogni 10 anni, forse anche di più. Una volta che sono in graduatoria, queste persone non è che hanno vinto un concorso e quindi possono lavorare tutti i giorni come abbiamo la fortuna noi, alcuni di noi, come ho avuto la fortuna io di poter lavorare tutti i giorni e avere uno stipendio a fine mese. Queste persone vengono assunte la mattina su chiamata da parte dell'ufficio personale dei municipi, perché negli asili nido manca un insegnante, quindi vengono assunte la mattina, espletano il loro lavoro per quelle 3 ore, 4 ore che dura la loro attività presso il nido, dopodiché vengono licenziate la sera, perché non è detto che la mattina dopo vengono riassunte. Adesso con questo nuovo contratto di cui stiamo parlando, che sembra che entrerà in vigore il 1 gennaio, sparisce anche questa possibilità, perché per le supplenze, per le malattie di un giorno da parte degli insegnanti titolari, sembra che non debbano essere più chiamate le supplenti. Questo porterà 2 danni secondo me. Uno, alle insegnanti che perdono una possibilità di lavoro, ecco perché qui nella risoluzione parliamo di circa 6.000 posti di lavoro che vengono perduti. Secondo, non dobbiamo dimenticare il disagio che viene creato a danno dei bambini che non dobbiamo dimenticare hanno dagli 0 ai 3 anni, quindi bambini molto piccoli, sensibili, che non si possono sbattere da una classe all'altra, da un giorno all'altro, come fossero pacchetti regalo, pacchetti dono. Quindi i danni che si provocano con questo nuovo contratto sarebbero questi 2. Noi con questa risoluzione cerchiamo di mettere un tampone a questa situazione. È vero che noi siamo chiamati come municipio a esprimere dei pareri su delibere che vengono fatte in
Campidoglio, noi esprimiamo i pareri a posteriori dopo che l'atto è stato fatto. Con questa risoluzione noi vorremmo cercare di portare il nostro suggerimento a chi forse è lontano dalle necessità quotidiane. Noi non dimentichiamoci che siamo rappresentanti del municipio, quindi noi viviamo in trincea, a contatto quotidiano con quelli che sono i problemi del territorio, delle persone, dei bambini, dei lavoratori, e noi abbiamo questo compito, quello di riportare a chi non vive quotidianamente queste situazioni le nostre impressioni, i problemi che ci vengono presentati. Quindi io dico che questa risoluzione non, secondo me è buona, io la voto a favore, anche se non sarà perfetta, per carità, tutti ci auguriamo che queste persone possano avere un lavoro definitivo prima o poi, ma al momento non sembra questa l'idea, la futura realizzazione di questo loro desiderio. Allora noi cerchiamo di tamponare quello che secondo me potrebbe diventare un errore molto grave e per il quale si produrrebbero danni a parecchie persone e soprattutto ai bambini. Grazie. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, 5 Stelle, prego. Allora, io non ho attaccato nessuno, rispetto il parere di tutti. E chi ricorda la discussione sul bilancio, io ho votato contrario al bilancio. Il bilancio, ho detto che è una presa in giro e lo vedremo a fine anno. È una voragine senza fondo che contiene 1000 deroghe. Quindi se la, diciamo, motivazione per votare no o astenersi è il bilancio, siete fuori strada, mi spiace. E il discorso è diverso, non so se avete letto i giornali e ho visto la televisione nei giorni scorsi, per chi non era ancora evidente, ora è evidente che vengono distratti centinaia di milioni di euro verso, non so come chiamarli, insomma, verso parti improduttive, neanche della nazione, del male, ecco, potremmo dire. E allora noi siamo qui a discutere se spendere qualche spicciolo per il bene. Questa è la sostanza di questa mozione, poi sarà imprecisa perché purtroppo l'ho fatta di fretta, me ne scuso. No, è vero, non l'ho girata a tutti i commissari, io ero rimasto che la giravo al presidente Ciancio, che poi ha avuto un grave lutto, confidando che poi la girasse a tutti. Sicuramente era meglio, sarebbe stato meglio che fosse girata a tutti i commissari per tempo, e mi scuso anche di questo. Il discorso della sostanza non cambia, non possiamo mettere che compatibilmente con il bilancio, perché compatibilmente con il bilancio significa che non facciamo niente, perché il bilancio sarà una voragine o sarà un'altra presa in giro a quel fine anno. Cioè, come faremo a giustificare? Andremo da papà Renzi, vostro padre, o da, non so, da zio Zingaretti, e mi presti in altri 250 milioni, mi presti in altri 700 milioni. C'è un buco dell'ama di 700 milioni. Ma di che parliamo? Questo è un bilancio. Questo è un latrocinio, non è un bilancio. È una presa in giro. Qui c'è un'urgenza da risolvere e noi aspettiamo che altri facciano danni. No, noi vogliamo intervenire prima, perché il contratto decentrato, adesso che lo conosciamo, è uno sbaglio enorme. Io spero che cada il Comune di Roma prima che esca questo contratto decentrato. Sicuramente per la scuola, a tutti i livelli attacchiamo scuola e sanità, che sono le parti produttive del Paese. Non ho parole su questo. Poi combattiamo l'assenteismo col contratto decentrato, ma se uno non viene per 3 ore, non viene per 6 ore, non viene. Poi non c'erano neanche più le supplenti da chiamare, che magari si saranno trovate in altro loro nel frattempo. Si ricorda la soluzione. La dichiarazione di voto? Naturalmente sono favorevole a portare avanti questa iniziativa e dico grazie a tutti coloro che daranno un piccolo segno, insomma, di solidarietà, e speriamo che produca anche frutto a questa mozione. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Stelitano per il PD. Grazie Presidente, signori consiglieri. Quando si parla di lavoro, senza se e senza ma, il Partito Democratico è favorevole. E non è favorevole quando si tolgono i fondi alle scuole per farci i marciapiedi. La scuola è sacra. La scuola non si tocca, basta con queste, quello che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, ringrazio la consigliera Vitrotti con quanta passione ha detto, perciò non devo aggiungere altro, basta guardare
queste ragazze che con passione si prestano a questo stillicidio di comportamento dell'amministrazione, che è un lavoro in più, perché si dovrebbe fare in modo che dentro la scuola questi problemi non ci fossero. Perciò il Partito Democratico vota favorevolmente. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Matoglio, Forza Italia. Dunque, pure noi il nostro voto senz'altro è favorevole. Quello che mi dispiace è che l'astensione viene proprio dai giovani, da quei giovani che dovrebbero sperare nel futuro e dovrebbero contribuire, anche se ci sono dei piccoli dubbi. Quei dubbi, secondo me, dovrebbero essere scavalcati. Ne abbiamo parlato in commissione, c'è stato tutto il tempo necessario per discuterla. Evidentemente è sempre la stessa componente, e non voglio offendere i componenti, perché sono 3-4 componenti, non le voglio offendere, è la stessa componente che se uno vota sì, l'altro vota no. Sembra un attacco a qualcuno, ma non deve essere un attacco, perché qui si stanno giocando i posti di lavoro, si stanno giocando le entrate familiari, si sta giocando di tutto, e noi stiamo pensando a che cosa, perché non abbiamo cambiato la parolina, o perché non sono stato informato, o perché, signori miei, l'atto è più bello, più corposo, più importante se è votato all'unanimità. No che quello esce e non partecipo al voto perché sono interessato, quell'altro perché... È un consiglio, ci stanno queste ragazze che solo per rispetto, che dalle 3, dalle 2:30 che stanno qui a sentire le nostre stronzate, dall'inizio... Consigliere Matrona, per cortesia. Consigliere Matrona, per cortesia. L'assessore mi ha mandato a fanculo, non l'ho capito. Scusate. Te permetti pure la parola. Non mi fa... Lascia aperto. Sospeso. Capisco perché sarebbe sempre lo stesso. Comunque è uguale, concludiamo questo stillicidio che dura da 2:30, credo che sia la cosa. Io mi appello nuovamente a quelli che ancora hanno pochissimi dubbi, a non votare, a non astenersi, ma a votare favorevole, perché mandiamo almeno questo messaggio, visto che al Comune si sono mangiati tutti, 200 milioni d'euro, facciamo stazione buona oggi, votiamo tutti all'unanimità. Grazie. Grazie. Allora, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Chi è favorevole? Controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, approvato con 12, nessun contrario, 12 voti a favorevole, e l'astensione dei consiglieri? La Daga, Benassi, Cofana, quindi l'atto, Todino pur presentato non ha partecipato al voto come ha dichiarato, allora l'atto, la mozione è approvata, grazie a tutti, il consiglio è chiuso.